L'atleta parte con le spalle rivolte alla zona di lancio e le gambe divaricate. Esegue il preliminare, cioè una torsione del busto, verso destra rispetto alle anche, fino ad arrivare alla massima torsione possibile e con le braccia parallele al terreno. Inizia la rotazione del piede sinistro e contemporaneamente il passaggio del peso del corpo sulla gamba sinistra, staccando il piede destro. A 180 gradi di rotazione, l'atleta si trova in equilibrio sulla gamba sinistra, gamba destra dietro. Il disco resta arretrato rispetto alle spalle e alle anche. A questo punto l'atleta calcia la gamba destra in avanti e contemporaneamente spinge con la gamba sinistra. Dopo la fase di volo, la gamba destra all'arrivo continua a ruotare e a spingere verso l'avanti alto, contro la gamba sinistra che forma un blocco, fino a frontalizzare il bacino alla zona di lancio. Terminata la spinta della gamba destra, segue la frustata del braccio destro e l'abbandono dell'attrezzo. Vengono di seguito proposte serie di lanci a una mano. Primo esercizio, lancio frontale eseguito con un braccio e poi con l'altro. Lo stesso da seduto e poi con le gambe incrociate. Lanciare da in ginocchio e in appoggio su un ginocchio e poi sull'altro. Rincorsa e lancio frontale. Azione combinata di spostamento sinistro-destro-sinistro e lancio dorsale. Queste immagini propongono l'impugnatura del disco. La mano viene appoggiata piatta sul disco, dita leggermente divaricate, e il disco sostenuto successivamente con le ultime falangi. Il pollice è solo appoggiato sulla superficie del disco. Nel lancio, l'ultima parte della mano ad abbandonare il disco è l'indice, che imprime all'attrezzo una rotazione in senso orario. In queste immagini vediamo l'abbandono del disco con l'indice che lascia per ultimo l'attrezzo. Questo semplice esercizio consiste nel lanciare il disco da una mano all'altra facendolo ruotare. Ed ora si prova a far rotolare il disco in avanti. Lanciare in alto e avanti, curando sempre la rotazione dell'attrezzo. Dopo una circonduzione del braccio, far rotolare il disco in avanti. Pro-
proponiamo ora il primo esercizio semplificato di lancio. Da posizione frontale e contorsione del busto, lanciare, facendo uscire il disco parallelo al terreno. Vengono presentati i preliminari di lancio. Sono delle torsioni del busto sulle anche, con il peso del corpo sulla gamba destra. Notare il braccio sinistro teso e opposto al destro. Il disco deve essere sostenuto sempre con il palmo della mano rivolto verso il basso. All'esercizio precedente si aggiunge un elemento in più, la rotazione dell'anca destra, che anticipa la torsione del busto e il movimento del braccio. Un'importanza notevole assumono tutte quelle esercitazioni che servono a sviluppare forze rotatorie e che sollecitano l'apparato vestibolare, importante per l'equilibrio. Ripetere l'esercizio precedente con in mano l'attrezzo. Vediamo ora una serie di saltelli sul posto con cambio piede. Le rotazioni devono essere eseguite sia verso destra che verso sinistra. Saltelli in avanzamento con doppio appoggio sul destro e sul sinistro. Vediamo ora una serie di saltelli con un solo appoggio sul sinistro e due sul destro. Viene eseguita un'azione calciata della gamba destra. L'esercizio deve essere eseguito sia con rotazioni verso destra che verso sinistra. L'esercizio che vediamo propone la parte principale della traslocazione del lancio completo. Partendo con il piede sinistro avanti e destro dietro, ruotare di 180 gradi, con arrivo con il peso del corpo sulla gamba destra e sinistra dietro. L'esercizio precedente viene adesso eseguito dopo una breve rincorsa frontale, per aumentare le difficoltà di piazzamento. Vediamo ora una serie di piazzamenti eseguiti in successione. L'uso del bastone sensibilizza il movimento di apertura delle braccia prima della rotazione dell'anca destra. Ruotare di 180 gradi ed appoggiare il piede sinistro dietro e senza soluzione di continuità, ruotare ancora il piede destro e l'anca destra, simulando il finale del lancio. L'esercizio qui proposto è molto importante per l'equilibrio del corpo nella fase iniziale del lancio. Qui si riassumono le proposte precedenti. Thank you.
Ed ora si inserisce l'azione finale dell'anca. Vediamo qui azione dinamica e calciata della gamba destra, con spinta della sinistra in partenza e ricerca dell'equilibrio all'arrivo sulla gamba destra. Nel 32esimo esercizio si nota l'azione combinata di corsa saltellata e lancio, ricercando il piazzamento finale. Si propongono azione combinata di saltelli e lancio. Si conclude con piazzamenti eseguiti in rapida successione e lancio finale.